della biblioteca di Gerolmini che oggi è stata sequestrata e doveva essere oggetto di una visita da parte del pubblico e della città? Penso che era una cosa veramente importante che sia poi successa tutta questa questione, che è stata poi intervenuta la polizia in un momento così particolare, da parte probabilmente del dirigente, sia una provocazione rispetto al fatto di definire questa cosa della biblioteca che fino adesso non è stata definita. Può essere un modo per definire una volta e per tutto. È stata una visita guidata stupenda, peccato che non ci fosse la biblioteca, questo sì. Però la visita, abbiamo dei tesori meravigliosi in questo sito, veramente stupendi. No, io verso la magistratura non ho nulla da dire, da criticare, perché se è stato fatto, a me vuol dire che andava fatto. Quello che rammarica non è il sequestro, è la motivazione del sequestro, cioè che comunque già noi abbiamo dei tesori che vengono poi manomessi, rubati. Quindi lei già dà la sentenza su quello che... No. Lei già è sicura di quello che... Non già può aiutare i giudici a condannare no, o a assolvere. Ma voglio dire, se c'è un sequestro ci sono anche delle basi su cui è fondato il sequestro, che poi sarà da accertare, ma se non c'è una base non credo che un giudice sequestra così, perché gli passa per la testa di sequestrare una biblioteca. E poi lo sappiamo che nella biblioteca sono state manomesse delle cose. Quando? Lei che cosa sa? No, io so, voce di popolo. Rispetto a che periodo, signore? Dopo gli anni 80, gli ultimi 30 anni più o meno. E la magistratura si ricorda ora, dopo gli anni 80, di sequestrare questa biblioteca? Questo lo deve chiedere alla magistratura, no, a me, non lo so. Perché? No, visto perché che lei giustamente... No, io non penso di... Io sto facendo delle domande. Sto chiedendo perché sto informando, devo informare a mia volta non lo so, la città no. E quindi devo raccogliere anche il parere della questo gente, è il mio come parere. Lei validamente beh, dice delle penso cose. Che ci siano delle motivazioni che poi sarà da accertare, sicuramente responsabilità, contesti, per carità. Però se la magistratura arriva a un sequestro avrà i suoi buoni motivi, immagino.